Altro aspetto, lo dico, si sta abbassando l'età media. Si sta abbassando l'età media in maniera notevole e questo è un appello che faccio ai giovani. Se da un lato abbiamo gli adulti, gli anziani che si mettono in sicurezza, usano di più la mascherina, comunque hanno qualche, diciamo, attenzione maggiore, i giovani che magari sono attratti dalle grandi aggregazioni, che non sono sempre un elemento di rischio, eh. Seppur statisticamente potremmo dire che sono circolati milioni di persone nelle spiagge del Veneto, noi facciamo 32 milioni di presenze turistiche a regime, seppur sono circolate milioni di persone di presenze turistiche nelle spiagge del Veneto, è pur vero che anche se in maniera oggi marginale, ma di contagi te ne porti a casa. Resta il tema, grande tema, lo dico che c'è una settimana di Ferragosto, non sto dicendo di non andare, non mi permetterei mai di dire non andare in Croazia, non andare in Spagna, non andare in Romania, non andare in Grecia, non andare a Malta, vi cito tutti i paesi dai quali arrivano turisti veneti infettati, non mi permetterei mai di dire questo, ma dico se ci vai sappi che lì rischi di più e quindi utilizza la mascherina, nonostante magari l'ambiente che ti circonda dia una immagine di tranquillità unica, perché poi gli otto ragazzi che mi sono arrivati dall'isola di Paghe in Croazia, o piuttosto che coloro che sono stati in Grecia si sono infettati, o gli spagnoli, ci dicono tutti la stessa cosa, ma non c'è nessuno la mascherina. Questa è la frase che ci dicono. Allora, attenzione ai ragazzi, veramente un appello che faccio ai ragazzi, è la settimana di Ferragosto, per questo ho voluto fare questo punto stampa, è la settimana dell'euforia, no? È la settimana della festa dell'acqua, è la settimana della notte nelle spiagge, la settimana dei giovani in particolar modo, rispetto agli assembramenti. Ecco, attenzione agli assembramenti. Attenzione agli assembramenti. E questo è un appello che faccio perché noi abbiamo l'età media che si è abbassata dai quasi 70 anni, siamo arrivati a 40 anni di età media. Abbiamo oggi una percentuale di giovani infettati maggiore di quella che avevamo allora, cioè si è esattamente capovolta la percentuale, non chiedetemela perché non la ricordo. Prima avevamo, che so, fatto 10 contagiati giornalieri, avevamo un giovane e 9 adulti. Oggi abbiamo 8 giovani e 2 adulti, cioè questo è quello che accade.